Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale, dopo aver vissuto una straordinaria avventura a Pechino Express, si raccontano ai microfoni di Caterina Balivo. L'attrice e il compagno rispondono alle domande scomode nello studio di Vieni da me, dimostrando di essere una coppia unita e affiatata e di stare bene insieme anche attraverso l'ironia. Bellissimi e molto innamorati, Roberta e Riccardo ricordano il primo bacio, le gelosie e le discussioni che terminano tutti per la capacità di Riccardo di non prendersi troppo sul serio. Quando litighiamo lei mi manda via di casa, io allora le dico prendimi la camicia, prendimi i jeans e lei mi dice, dove vai? E finisce tutto, spiega Riccardo che svela di aver cominciato a seguire la compagna quando recitava nella fiction Carabinieri. I due, poi, si sono conosciuti proprio sul set di un film per non lasciarsi più e formare una famiglia con l'arrivo della piccola Giulia. Roberta Giarrusso, senza Riccardo mi sarei sentita persa durante la gravidanza. La piccola Giulia 16 mesi ed è la gioia più grande per Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale. L'attrice che, pur avendo messo su 20 kg durante la gravidanza, sente la mancanza del pancione, a Caterina Balivo ha raccontato di aver attraversato un periodo complicato durante la gestazione e di averlo superato per il sostegno ricevuto proprio da Riccardo. Ho scoperto di essere incinta sul set di una fiction decidendo di non dire nulla. Forse, però, ho forzato un po' la mano e sono stata costretta a stare a letto per diverse settimane. Riccardo, in quel periodo, faceva tutto, andava a fare la spesa, mi prendeva le medicine. Senza di lui mi sarei sentita persa, confessa Roberta che, ora, sogna di sposare Riccardo come vorrebbe sua nonna. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.